Centinaia di cittadini e turisti hanno partecipato domenica 16 febbraio alla visita guidata di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, per l'iniziativa Innamorati con gli innamorati di Napoli. È la quinta edizione di un programma che l'Assessorato alla Cultura e Turismo promuove con l'Associazione Guide Turistiche Campane e che vede l'apertura gratuita di luoghi noti e meno noti della città. Ad accompagnare i visitatori, accanto alle guide turistiche abilitate, anche ciceroni illustri, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, che intervengono per testimoniare il loro amore per Napoli. Noi siamo innamorati veramente di Napoli, lo devo dire la verità, e sempre più tante persone si innamorano. Innamorarsi significa anche incazzarsi, perché noi ci arrabbiamo se le cose non vanno, non è che siamo contenti e ci crogioliamo. Napoli ha tante ferite, ha tante sofferenze, però non scappiamo. Abbiamo scelto di rimanere a Napoli, non è una necessità, è una scelta. A Palazzo San Giacomo, con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessora Eleonora De Maio, quest'anno è stato Gianni Simioli a fare da testimonial. Abbiamo deciso di dedicare questa quinta edizione di Innamorati di Napoli, di celebrarla insieme con Gianni Simioli, e per la prima volta Innamorati di Napoli ha avuto un padrino e una madrina. Gianni, che è un innamorato militante di questa città, uno di quei napoletani che ogni giorno si prodiga a difenderla anche da tante ingiustizie, da tante narrazioni distorte che spesso Napoli e i napoletani subiscono. E poi Loredana, il ricordo di Loredana, che è stata un'innamorata della nostra città. È facile amare Napoli, Napoli si fa amare così come si fa odiare, non l'hanno detto i più grandi poeti e letterati della storia, che Napoli è amante, madre ma anche matrigna. Come si fa? Bisogna ricordarsi che l'amore è soprattutto rispetto. Una volta una persona mi ha detto: amami di meno ma rispettami di più. Credo che Napoli voglia dirci questo tutti i giorni.